Ciao a tutti e bentornati qui con la Nordquiz Mars. Stavo osservando il mio aiutante che voleva andare un po' per i monti, per le valle, nella speranza che non faccia casino. Allora ragazzi, è l'ultimo campo che dobbiamo raccogliere, le valle, perché questo ha finito, ma nel frattempo sta arrivando anche l'altro aiutante. Abbiamo finito con le valle, l'ultimo campo. È questo qua perché ho raccolto le balle su tutti i campi e continuo a vendere le balle. Queste qua sono le ultime. Visto che ci sono, metto subito al lavoro qui. Dov'è? Via questo. Mettiamo Allora, all'altro l'avevo messo perché l'ho fatto partire dal campo 9 direttamente in partenza, che significa che lui inizia con l'esterno. Significa che questo lo facciamo iniziare con l'interno, visto che siamo qui. Quasi quasi lo faccio iniziare da qua, tanto l'altro deve fare tutto il giro esterno. Non è un problema. Ok, allora inizia da qui. E l'altro tanto inizierà a fare il giro esterno. Nel frattempo vediamo un po' come siamo messi. Lui qua passa, 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 ma non lo so se ne vale la pena effettivamente passare sto rullo. Perché ci vuole un'eternità, guardate un po', ne ha fatto pochissimi. E 6 metri è. Cioè, con lavoro con 6 metri e ci vuole un'eternità. Diciamo che il rullo va bene, ma non per questa mappa. È troppo piccolo. Altrimenti avrei bisogno di 2-3 di questi. Perché con la velocità 2, e in un gioco una velocità molto veloce rispetto a magari qualcuno che gioca a velocità 5 o anche un po' di più, ci vorrebbe un rullo un po' più grosso, perché il tempo di raccogliere le balle, che arriva subito la notte, e l'indomani già non ne vale più la pena, perché la prima cosa di crescita, la prima fase di crescita l'abbiamo già quasi avuta, non vale completamente la pena. E mi sa proprio che questo, anzi, sai cosa facciamo? Vabbè, adesso lo faccio lavorare, ma mi sa proprio che lo stacco direttamente, tanto non ne vale la pena. Meglio invece invece di passare il rullo, meno che non c'è un rullo un po' più grosso, magari che so, con 9-10 metri, invece dei 6, eia. Ok, e qua non ce ne sono più. Camion qua. A proposito camion, perché c'è quello grosso che me ne carica sempre la metà di quello che dovrebbe. Vediamo un po' dov'è. Adesso magari ne ho caricato 88. Poco fa ne avevo caricati 22.000. Vero che qui ancora ne mancano, perché ne mancano buoni 10.000 quasi. 11, 11, no, 11.000, vediamo. No. Beh, allora se voglio scaricare, disattivare carica. L'autodiscarico.
adesso li ha caricati i 90.000. Solo che mi ha lasciato questi là in mezzo, vabbè. Tanto, piano piano. Ce li dobbiamo liberare. Allora, siamo arrivati a 1.200.000. Calcolate che abbiamo trovato il trattore per circa 100.000. Non è neanche malaccio. Oh, dove vai? Dove vai? O per meglio dire, dove vorresti andare? Non sei adeguato per certe cose. Allora. Poi è arrivato anche l'altro. Si è messo già in funzione. Benissimo. Ok, allora tu continua a raccoglierle qua. Qua ne trovi qualcuno in più, così glielo togliamo subito da mezzo perché altrimenti diamo fastidio. Allora, tu no, tu. Non mi ricordo se ho già scaricato o dovrei scaricare. Aspetta, okay. Visto che questi sono caduti, facciamo una prova con questo. Ok. Ah, sono belli lucenti. Lo odio io quando comincia così. Mannaggia. Allora. Ok, allora, tu sei quello col parcheggio? Sì. Andiamo a parcheggiare questo. Direi che possiamo iniziare. O a fertilizzare, magari cominciamo con un po' di fertilizzante. Oh, lo lasciamo proprio andare per stasera, così domani mattina facciamo tutto. Sì, dai. Tanto per oggi, cioè per oggi, sono già le 5, però è buio, già buio. Beh, con due trattori qua facciamo abbastanza presto. Vedete? Cioè, non. Allora, se mi dava. Se avesse fatto un giro, magari un. Il fertilizzante, no? O che so, qualsiasi cosa. Ma la fase di crescita alla fine non è che mi cambia tanto. E già ne faccio abbastanza di balle in abbastanza poco tempo, poi non è che perché non lo so, devo vedere se trovo un rullo di questi più grossi. Ho guardato nel modap, non mi sembra che ci sia. Perché queste ne ho trovato uno da 5 metri. Ce n'era uno bello grosso, da mi sembra che 9 o 12 metri, però sembra un rullo di questi, ma non so se è un rullo di questi o un rullo di quelli che serve per i campi dopo la semina. Devo darci un'occhiata. Devo essere un pelo. Ma alla fine posso provarlo, non è un problema quello. Insilato, questo è caricato 66, quello è quasi pieno. Mi sa che devo anche impostare un po' di parcheggi. Qua mi dice quanto concimi abbiamo? 50.000 quasi, no, non è male, dai. Allora, carichiamo l'ultimo. Un bel effetto, black and white. Ok. Andiamo a scaricare. Volevo arrivare entro il milione e mezzo, però non ce n'è una lì. Ce
Secondo me più di una. Ma adesso la prendiamo a ritorno, eh. A ritorno. Anche perché andiamo incontro all'inverno. Bisogna vedere cosa fare. Se pianto un po' di alberi, un altro po' di alberi, perché un po' li ho piantati. E se proprio adesso non so neanche come sono messi quelli che ho piantato. Potrebbe andare a vedere. Adesso ci andiamo a vedere per vedere un po'. Troppi vedere. Troppi, troppi, troppi vedere, vedere, vedere. Allora, adesso ci vado così vediamo un po' a che punto siamo con quegli alberi lì. E ce ne fosse una volta che uno non cade. Per due marroni. Allora, fammi vedere. Dove sei? Qua. Ops. Oh, bravo. Però invece di tenerlo fermo quello, potevo fare anche un'altra cosa, che lo portavo qui a lavorare anche lui. Così che ne caricava 28, che ne sono poi pochi, eh. Sì, vendevamo, sì, quasi quasi. Allora, facciamo... di qua. Eia, qua. No, per terra nessuna. Bene. Allora, porto questo sul campo. Torna a prendere quello che gli do sul suo percorso, così che carichiamo in tre. È già una bella cosa. Okay, 10 balle sono 55.000, 20 balle sono 110 e ne carica più di tutti. Tanto, la fertilizzazione ci pensiamo domani. Allora. Dov'era? Qui. Allora, qui era parcheggio isola. Allora, qui sta, campi. Parcheggi, parcheggi, isola Valle 2, 1, boh, mettiamoci uno e lo mandiamo via, così nel frattempo poi vediamo. Allora andiamo a vedere gli alberi come sono messi, tanto una curiosità. Qui. Sono male, dai, ancora piccoli, questi ancora almeno 2 anni, secondo me li vuole. Fammi vedere, allora, da quando gioco? No, non si vede qua, dove si vede? Qua. Lavorati attualmente, lavoratori meno assunti 4, 2 anni, no, dobbiamo arrivare minimo a 5, altri 3, che significa che... Potremmo piantarne altri qua, che qui un altro cinquantina, ormai ci vanno.
Non è malaccio, tanto questo è mio se non sbaglio, vediamo. Sì. Potremmo fare pure questo, o al massimo costa troppo. Non è male questo, dai. Potremmo vendere questo, cioè dov'è? Cavolo, qui. Potremmo comprare questo, disboscare e ripiantare gli alberi. Così che lì ne due, sì, un po' del genere si può fare, dai. Questo cosa c'ha? Lì. Questo vuole andare sempre per i grippi, per i gruppi, per i monti, per i monti, per i monti, vabbè. Poi di sgommare prima o dopo ce la farai. Wow! Che incidente ha fatto questo? Viene un altro bloccato. Ancora. Bel tramonto e colori. Fa male, qua, 55. Io non capisco perché non riempie fino in fondo. Guardate un po', alla metà del carico che dovrebbe caricare normalmente. Cazzare sta cosa qua, che mi fa incazzare di brutto. Cioè, ne deve caricare quasi 100.000, ne carica la metà. Ma allora, qua, aspetta. No, non facciamo così. Oh. Questo sì, non carico. Ah, ogni volta mi dici sta cosa perché c'è il parcheggio caricato. È quello? E questo c'ha il discorso della collisione. The collision. Allora, provala, vediamo un po'. Carica qui, 20 Gernarai, perfetto. Vediamo un po'. Dove vai? Dove vai? Allora, uno è qui e il due. Il due sarà da qualche parte lì. Cioè, l'uno sarà da qualche parte lì, infatti. Ok, fammi vedere se almeno a caricare dovrebbe farcela. A scaricare non lo so. Perché poi il problema del rimorchio non è altro che non è un problema di autodrive. A proposito, qua, spegniamo questo, attiviamo questo, questo attivo.
Caricare, caricare. Il problema adesso è scaricare. Ma quello. Ne possiamo fare ancora un po' a meno. A guardare qua sembra uno di quei. Avete presente quando al porto vediamo tutti quei container messi uno sopra l'altro? Mi sembra una cosa del genere. Come si è messi? Ah, c'è due, bene. Allora. Beh, diciamo due che fanno le balle, questo qua, poverino, ce la fa a malapena dagli stadi indietro, eh. Altri 20.000, siamo a 1.300.000. Devo ricordare di prendere quella. No, questi sono quelli che erano rimasti. Beh. Wow, abbiamo fatto un po' di danni, eh. È una cade sempre, ormai ci siamo abituati. Tutti quelli che vediamo qua sulla sinistra, cioè questi, vanno venduti tutti. Ma voglio. No. Probabilmente il punto non è proprio in fermata, cioè non è proprio sul campo. 34, ma ne ha ancora dentro, secondo me. Vediamo adesso quando vieni fuori. Li ha venduti tutti. Che li ha venduti tutti. Meglio così. Allora, quello con i 28 dov'è? Eccolo qua. Siamo lontani? Beh, non proprio. Dai. Allora, aspettiamo questo qua. Vediamo quanto ci porta questo. Vediamo se scarica soprattutto. No, no, ma perché è lì? Non volevo mica lì. Non volevo lì. No, non scarica neanche qui. Mannaggia. Allora, intanto non devi essere qua, ma devi essere dove sei? Vendi mercante bestiame.
quando arrivi lì, vediamo, dai. Beh, almeno facciamo una cosa, che lo scarico lo facciamo noi e il carico, almeno quello, se lo fa da solo, già è una cosa. L'unica cosa è che dobbiamo stare attenti quando effettivamente lui arriva. Che non vorrei che arriva e riparte. Non so se aspetta fin quanto è vuoto. Guardate qua. Che bella luce rossa per le nostre pecorelle. No, non lo fa perché dobbiamo essere molto più vicino sul campo. Vediamo. E infatti. Se siamo un pelo più vicini al campo, allora in quel caso lo fa, ma qui no. No, abbiamo le ultime balle. Scusate, ma capita. Allora, vediamo questo qua quanto ci vediamo quanto guadagniamo con un carico di questi e direi che allora, c'è stato l'ultimo aggiornamento di Autodrive che ti dice adesso pure allora Curseplay ti dà il punto dov'è e dove dovrebbe arrivare. Allora, quello siamo a 1600, 1627 dovrebbe arrivare a 1700 per finire, no? Quello a 790 siamo a 800, ma l'ha fatto iniziare alla fine, la metà già è fatta, significa che siamo a posto. Oh, addirittura ti dice il numero dell'aiutante qual è? A, D o B? Perché abbiamo aiutante A, aiutante A, aiutante basta, D e B. Vabbè, allora. Tanto tu non scarichi, facciamo noi. Beh, questo ci porta già 50.000, non è male, dai. Allora, facciamo una cosa, che facciamo un rest, mettiamo di nuovo in carico, lui va sull'isola e va a caricare, e noi aspetteremo. Amicus, aspetta, non ti mettere sotto il nostro aiutante. Trattore nuovo, abbiamo fatto fuori trattore nuovo. Ok, allora io adesso finisco davvero però ste balle, così noi ci rivediamo. Siamo in novembre, ci rivediamo nella puntata di domani a dicembre, così vediamo un po' quanto alla fine abbiamo guadagnato e vediamo di fare qualcosa. Adesso mi invento qualcosa, vediamo cosa c'è da fare. Per prima cosa ci occupiamo degli animali e della produzione. E poi devo vedere di preciso come siamo messi, perché se mi fa piantare degli alberi o andiamo a raccogliere. Ma questo è il mio, la prossima. Un salutone, ciao!